Ciao amici del tubo, bentornati sul canale. In tantissimi che si vogliono avvicinare al mondo dei droni mi scrivono chiedendomi qual è un drone economico che possono acquistare. Per economico intendo sotto le 200 euro, sotto le 150 euro. Ovviamente questi droni non possono avere le prestazioni che hanno alcuni droni come il DJI Mavic Mini o il DJI Mini 2. È una cosa ovvia, costano la metà. Però ci sono tantissime persone, tantissimi ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo mondo per vedere se una cosa che gli può piacere, per cominciare a provare a volare. Hanno anche paura di far danno al proprio drone, per cui vogliono cominciare con qualcosa di economico. Per questo motivo oggi vi porto sul canale le Ashin EX4. Partiamo con l'unboxing. Vedete già qui un po' di caratteristiche. Si sta parlando di connessione 5G in Wi-Fi, è la connessione ovviamente tra il radiocomando e il nostro drone. Abbiamo uno stabilizzatore su tre assi, un gimbal cardanico. Abbiamo un sistema comunque visivo, ottico, di posizionamento. Eccoci qui con le Ashin EX4. Arriva già in una comodissima borsa morbida. La borsa tra l'altro presenta una tasca sia davanti comodissima che nella parte posteriore. Andiamo ad aprirla. Troviamo qui il nostro Ashin EX4. Mettiamolo un attimo da parte. Io ho scelto la colorazione bianca perché mi piaceva di più, è un bianco opaco e questa parte sopra è morbida. Lo vedremo fra un attimo. Andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Io ho scelto la versione con tre batterie, c'è anche quella da due e quella da una sola batteria. Una batteria si trova all'interno del drone, le altre due si trovano qui. Abbiamo il nostro radiocomando, abbiamo un cavo per la ricarica sia delle batterie che del radiocomando, USB micro USB, abbiamo un paio di eliche di scorta e due brugole di diverse dimensioni. Qui abbiamo la nostra tracolla per la borsa. Qui abbiamo una piccola base da rimuovere e ci troviamo la base di ricarica per le batterie. Vengono inserite in questa maniera. Abbiamo il supporto per lo smartphone che adesso andremo ad attaccare al nostro radiocomando. Perfetto, abbiamo visto tutto. Nella parte anteriore della borsa abbiamo anche un'altra comoda tasca. Abbiamo la linea guida per la sicurezza del drone e delle batterie e abbiamo il nostro manuale operativo. Vi ricordo che è sempre da tenere con noi nella borsa, è in lingua inglese. E allora guardiamolo il nostro Ashin EX4. Questo quadricottero lungo 17,7 cm, comodissimi i braccetti ripieghevoli, basta davvero portarli verso l'esterno. C'è anche la versione di colorazione nera. Questa versione a me piaceva di più, è un bianco opaco morbido. Il drone pesa 437 grammi. Cosa vuol dire? Vuol dire che finirà nella classe C1 delle categorie europee Limited Open, di categorie transitorie. Fino al 1 gennaio del 2023 potrà volare anche in scenari urbani e occasionalmente su persone non informate grazie al suo peso inferiore a 500 grammi. Questo drone è dotato di uno stabilizzatore su tre assi, è la caratteristica più importante che ha questo drone. Ha una camera che può realizzare foto in 4K in 4096x3072 e video in Full HD 1080p. In realtà il flusso dati è abbastanza basso, si sta parlando di 8 megabit per secondo. Qui abbiamo i piedini che vanno aperti e sono del colore del nostro drone, nella versione nera sono neri. La batteria ha due tasti lateralmente che servono a sganciarla. Perfetto. Le batterie sono da 11,4 volt, 2400 mAh. Queste batterie garantiscono 25 minuti di volo, è davvero davvero tanto. In caso dobbiamo sostituire le eliche, abbiamo quindi la brugola piccola in dotazione. Subito dietro la camera abbiamo questo sportellino in cui si va a inserire la scheda SD, massimo 32 GB. Parlando sempre della camera, il sensore è da 1 su 3,2 pollici CMOS.
apertura focale fissa a 2.6, equivalente quindi a 35 mm. Passiamo a vedere il radiocomando. Per prima cosa andiamo a montare il supporto dello smartphone. L'iPhone ci sta comodamente. Andiamo a vedere quant'è l'apertura massima. 9 cm. Ci stanno smartphone larghi fino a 9 cm. Qui abbiamo il tasto d'accensione, il tasto per il decollo rapido o l'atterraggio rapido, il tasto per far partire video o foto. Qui abbiamo il tasto per il return to home. Con questo pulsante andiamo invece a cambiare la modalità di volo. Quando invece siamo in interno e non abbiamo il GPS, il drone si posizionerà tramite il Visual Position System, questo sistema. Questi sono due sensori ultrasonici che vanno a combinarsi col sistema ottico per stabilizzare il drone. Ottime eliche molto resistenti. Qui dietro troviamo il tasto di accensione. Basta tenerlo premuto per qualche secondo. Sempre meglio attivarlo su un piano orizzontale perché una volta acceso il gimbal fa la sua calibrazione. Sono proprio curioso di vedere nella prova in esterna quanto sono stabilizzate le immagini. Al di là dei macro movimenti che sto facendo io, quando il drone è in volo ha anche molte piccole vibrazioni. Per questo sono curioso di vedere il risultato. Andiamo a accendere anche il radiocomando. Stesso discorso, va tenuto premuto per qualche secondo il tasto. Abbiamo due LED verdi che ci vanno a indicare lo stato della carica. Il radiocomando mi piace davvero, ottimo feeling con i due stick. Il radiocomando funziona con la gamma di frequenza 5 GHz. Al suo interno c'è una batteria di 3,7 V 2600 mAh. Tra l'altro, quando vi arriva, ricordatevi di rimuovere questa piccola protezione in gomma che serve a non far contatto alla batteria prima dell'acquisto. Per montare correttamente la batteria va infilata verso il lato frontale. Dovete sentire un bel click, mi raccomando. Altre caratteristiche di questo drone, parliamo di velocità, può arrivare fino a 10 metri al secondo, pari a 36 km orari. Altra cosa, la connessione con il radiocomando è data per arrivare a una distanza fino a 3 km. Sapete che in Italia il limite per legge 500 metri volo a vista. Però se anche questi 3 km fossero 1,5 km, vuol dire che davvero abbiamo una stabilità del segnale e evitiamo di perdere il segnale e di avere disturbi sulla frequenza. Non ci resta che vedere un attimino l'applicazione che ci permette di utilizzare questo drone. L'applicazione si chiama Enjoy the Flight. Prima di entrare però dovete andare nell'impostazione Wi-Fi, se come nel mio caso siete collegati perché siete in casa ad un'altra Wi-Fi, dovete andare a scegliere la ground station, quindi il nostro radiocomando. Se siete all'esterno non c'è problema, la rete Wi-Fi, una volta che avete dato l'opzione di collegarsi automaticamente, sarà automaticamente collegata alla vostra applicazione. Ci suggerisce subito il bind. Ok, bind velocissimo, eseguito con successo. Ci avvisa l'applicazione che non abbiamo inserita la SD card. Ok, giriamo il drone in una posizione un pochino più carina da vedere. L'interfaccia è simile DJI. In alto abbiamo MV, ci permette già di andare a registrare film inserendo una musica. Editing video in diretta. Qui abbiamo la seconda voce che è attivabile solo quando si pilota il drone dal solo smartphone senza passare dall'abbinamento al radiocomando e ci permette con l'inclinazione del nostro smartphone tramite il giroscopio che si trova all'interno di far muovere il drone. Sconsigliata vivamente, non utilizzate mai questi effetti pericolosissimi a mio avviso. Qui abbiamo il tasto per il decollo rapido, lo stesso che abbiamo sul nostro smartphone, e anche il tasto dell'applicazione l'RTH. Abbiamo poi la mappa, se ci clicchiamo una volta andiamo a ingrandirla, viceversa se andiamo a ricliccare sulla live view torniamo alla visuale principale del nostro drone.
Questo drone ha anche la funzione waypoint. Da queste impostazioni in alto potete impostare i vari punti e far partire il volo. In alto abbiamo le modalità di volo. In position mode il drone utilizzerà il GPS. È quella di default. In altitude mode invece il drone userà i sensori di posizionamento sottostanti. È quella che entra, la famosa modalità ATTI, quando il drone non riceve un numero sufficiente di satelliti. Nella orbit mode il drone ruoterà attorno alla posizione del nostro smartphone, alla posizione GPS, quindi deve essere per forza attivo il GPS dello smartphone. Nell'active track il drone seguirà la nostra posizione, in realtà seguirà la posizione dello smartphone. Andiamo in questo riquadro, abbiamo la possibilità con la prima voce di switchare e di andare a vedere la camera che si trova sotto quella che serve per il posizionamento. Può essere utile in qualche caso. Torniamo nella camera principale. La seconda voce in merito alla risoluzione che vi ho detto è in full HD per quanto riguarda i video, in 4K per quanto riguarda le foto. Nella terza splittiamo lo schermo, in questa andiamo a ruotare sopra e sotto l'immagine. Per l'ultima, anche questa vi sconsiglio di utilizzarla, è lo zoom totalmente digitale. Ci permette di ingrandire le immagini fino ad un 50x, perderemo però tantissima risoluzione, quindi anche questo zoom non ottico ma digitale vi consiglio di non utilizzarlo. Qui abbiamo il numero di satelliti agganciati, sono in taverna, non ci abbiamo nemmeno un satellite, il valore della batteria residua. Abbiamo poi il tasto video, foto e sotto abbiamo l'album. L'album dove ci saranno le foto e i video che noi abbiamo realizzato. In alto a destra abbiamo le impostazioni, abbiamo la possibilità di attivare la beginner mode che limita l'altezza, la distanza, è una modalità principiante. Abbiamo comunque l'altezza da impostare massima, in Italia vi ricordo che il limite è 120 metri. Abbiamo il voltaggio della batteria, la possibilità di calibrare il compass, quindi la bussola, e il giroscopio, quindi quello che nei droni della DJI viene chiamato IMU. Abbiamo la possibilità di visionare la versione del firmware. Abbiamo altre tre voci, record, photo fix e gesture. Sono delle modalità, la gesture per esempio è quella con cui noi possiamo far partire le riprese o scattare una fotografia tramite dei gesti che facciamo rivolti verso la camera. Con Record noi abilitiamo la registrazione dell'audio durante le riprese. Il nostro drone non ha un microfono, quindi l'audio registrato sarà quello del nostro smartphone. Con questa voce abilitiamo la correzione della distorsione prospettica data dalla lente grandangolare e abilitata sulle fotografie. Unbind App ci permette di dissociare la rete Wi-Fi tra il nostro smartphone e il drone. Solo così potremo permettere a un'altra persona con un altro smartphone di utilizzare il nostro drone. In basso abbiamo la telemetria di volo, quindi la distanza da noi, l'altezza dal punto di decollo, la velocità verticale e la velocità orizzontale. Vi ho già detto le tre caratteristiche principali: stabilizzazione su tre assi, 25 minuti di durata del volo e segnale fino a 3 km di distanza. Tenendo in mano questo drone si ha la sensazione davvero di solidità e di ottimi materiali. Parliamo di prezzi. Questo drone è disponibile, ve l'ho detto, sia nella versione bianca che nella versione nera. Con custodia e una batteria viene 157,20 €. Con custodia e due batterie 185 €. Con custodia e tre batterie, che è la versione che avete visto oggi, 213 €. Viene spedito in 24 ore, spedizione gratuita. In Italia arriva in 10-15 giorni. Vi lascio il link per l'acquisto nella descrizione di questo video. Vi invito quindi a iscrivervi qui sul mio canale di YouTube per non perdervi la prova di questo drone della Eashin. Seguitemi anche sui social, Facebook, Instagram e Telegram. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!